Sicuramente i giocatori, secondo me, vivono dei momenti. La prossima partita è quella del Chievo. Sicuramente, psicologicamente, una vittoria sempre ti dà qualcosa in più. Io, prima di pensare alla finale, penso al Chievo. Voglio vincere, voglio segnare. Voglio uscire dalla partita con il morale alto per la prossima domenica. È difficile andare a casa loro, vincere e praticamente mandarli in Serie B. Però mica colpa nostra, sicuramente loro non è che hanno fatto un campionato ottimo, sicuramente quello li ha condannati. Noi siamo andati a Genova per cercare di continuare a migliorare, per cercare di fare un risultato e per portarci 3 punti che sicuramente qua nessuno ti regala niente. Quindi noi abbiamo sin dal ritiro che abbiamo fatto a luglio abbiamo lavorato tanto per vincere, quindi tutte le vittorie sono importanti, anche se c'hai davanti un avversario in cui sta lottando per un altro traguardo. Io vorrei chiederle ai tifosi di venire col Chievo, perché è da lì che iniziamo a vincere la finale. È quello importante. Il sostegno di loro a domenica sarà importantissimo, come quello della finale a Roma, quindi è importante che ci siano vicini anche alla partita di domenica. Secondo me sicuro non c'è nessuno, e si è visto durante l'anno. A volte mi ha toccato andare in panchina, quando sono stato bene, sì, ho giocato la maggioranza delle partite, però è una decisione del mister. Io cerco di impegnarmi, mi devo guadagnare un posto qua negli allenamenti. Nella partita pure di domenica sarà importante fargli vedere al mister che sono in forma. Tutti vogliono giocare. Io personalmente vorrei esserci pure titolare, però è una decisione del mister. Quindi noi dobbiamo metterci in condizione di fargli vedere al mister che stiamo bene e che abbiamo voglia di vincere. L'esperienza si fa giocandole le partite. Io personalmente, quando entro in campo, non mi rendo conto nemmeno di chi c'ho davanti e chi c'è fuori allo stadio. Io entro in campo e voglio vincere la partita. Sappiamo che sarà difficile perché l'Inter è una delle squadre più forti al mondo. Loro vogliono vincere qualcosa quest'anno, e la Coppa Italia è il suo obiettivo, però è pure il nostro. Questa città, i nostri tifosi si meritano di portarsi la coppa a casa, quindi noi lotteremo per quello, perché anche per me sarebbe il primo titolo a livello internazionale, quindi ci tengo tanto a questa coppa.